I preti operai sono individui vissuti in una certa epoca che comunque sono appartenuti a quella geria che speriamo non muoia mai nell'umanità, di persone testarde, cocciute, che di quelle persone che a un certo punto dicono sì, ho capito, però voglio anche verificare, voglio anche vedere. Allora, questi preti vissuti in una chiesa, formati nella dimensione dello spirito che è leggero mentre la materia è pesante, del senso del silenzio, della preghiera a mani giunte, di tutte queste cose qui, del bianco come colore bello, del nero come colore brutto, a un certo punto hanno detto: ma mi fai capire? Mi fai andare a vedere? Mi fai toccare da vicino se veramente dove c'è sporco c'è anche una sporcizia interiore, che dove c'è la materia, la pesantezza del lavoro, lo spirito si allontana. Mi fai capire queste cose? E sono andati per capire queste cose. E hanno trovato invece la bellezza della materia, la serenità della solidarietà e tutti i valori positivi trovati da uomini e donne che, pur asserragliati in un lavoro sicuramente coercitivo, hanno saputo esprimere poesie di una bellezza della vita da levarsi tanto di cappello. Preti operai sono una forma di questa pulsione, di questo interesse, di questa voglia di andare a mettere le mani. Fammi capire, fammi vedere, fammi toccare. La classe operaia, i poveri, l'operaio, erano costruttori di storia, i costruttori della storia. Una storia nuova, era una storia importante, una storia da cui non si poteva, come cristiani e anche come sacerdoti, rimanere fuori, perché era una storia di liberazione umana. Erano i costruttori, questi, la classe operaia, i poveri, erano i costruttori di una nuova umanità. Quintole, 30 dicembre 1968, all'Arcivescovo di Firenze. Con questa lettera le mando le mie dimissioni da parroco di San Miniato a Quintole. I motivi della decisione sono, prima di tutto e principalmente, la convinzione personale che l'attuale condizione del parroco è in contrasto con la mia decisione di essere operaio. Lascio la parrocchia anche per un altro motivo. Mi sento colpito dagli stessi provvedimenti che hanno colpito i miei amici e fratelli Enzo, Paolo, Sergio e le parrocchie dell'Isolotto e della Casella. Non so dirle altro. Penso alla tristezza di tanti uomini e donne che vedono delusa e soffocata la meravigliosa speranza suscitata in essi da Cristo risorto. Una chiesa veramente profetica, assemblea dei figli di Dio, popolo di Dio in cammino verso la liberazione di tutti gli uomini da ogni schiavitù. Ho conosciuto Bruno Borghi, accompagnato qui nel 1966, poche parole al Vangelo, ma di una violenza, senza interpretazioni, ecco, il Vangelo incandescente. Ecco, e poi da lì cominciai a venire ogni domenica. È stato un cammino quasi sempre solitario quello di Bruno dentro la Chiesa. Aveva già esperienze lavorative.
perché subito dopo essere stato ordinato sacerdote, Monsignor Dalla Costa lo chiamò. Il cardinale gli chiese allora: te dove vuoi andare? Ma mi piacerebbe lavorare in fabbrica. La risposta: sai bene che non è possibile, a Roma la cosa non è gradita. Poi cominciò a frequentare un corso universitario per assistenti sociali. E ad un certo punto bisognava andare a fare uno stage. Tu dove vuoi andare? Ma io lo vorrei fare al Pignone. Beh, al Pignone? Ma come al Pignone? E dice: ma lo vorrei fare al Pignone, se non lo posso fare al Pignone, questo stage non lo voglio fare. Questa esperienza, che è durata non molti mesi, mi pare 8 mesi al Pignone, segnò molto Bruno, perché la fabbrica è sempre rimasta un po' il centro del suo orizzonte. Lì non solo c'erano gli ultimi, ma c'era, come lui diceva ogni tanto, io mi ricordo in tante conversazioni, c'erano quelli che facevano la storia. La lotta di classe è l'unico mezzo per togliere ai padroni il loro potere. Bisogna lottare ad oltranza per sovvertire questo disordine costituito, questo sistema in cui il profitto, il capitalismo, la magistratura, la polizia, la chiesa, tutte le forze fasciste e revisioniste hanno costituito una ferrea alleanza per mantenere il loro potere sul popolo. Bisogna anticipare, affrettare l'abbattimento dei padroni di questa economia, di questa cosiddetta giustizia, di questa polizia, per realizzare prima possibile una società che sia pensata, voluta e costruita dalla classe operaia. Bruno è già venuto via da 4 anni dall'esperienza al Pignone, ma la Pignone a Firenze è sempre stata in quegli anni una fabbrica in subbuglio, cioè continuamente c'erano movimenti, rivendicazioni, finché in uno di questi scioperi che duravano a lungo, Bruno si convinse, dopo che era sempre in contatto con gli operai, si convinse che forse avrebbero avuto piacere se lui andasse a fare la messa, ma per Bruno non era tanto la messa, era rimetter piede in un ambiente che lui aveva vissuto come il suo ambiente preferito. Una sera gli telefona la Pira e dice: so che tu vai a dir messa, posso venire? Dice: no, ti passiamo a prendere noi. E la Pira passò, la prese e Borghi celebrò la messa. Tutto quello che è oggi presa di coscienza, che è lotta contro l'ingiustizia, tutto quello che è il desiderio di far cadere queste forme di oppressione, di violenza, per dar vita a forme nuove che sono poi destinate anch'esse a rinnovarsi, forme nuove a misura dell'uomo sul piano economico, sul piano politico, sul piano sociale e anche sul piano dei nostri rapporti col Signore. Ecco, questo è quello che il Signore oggi credo voglia dirci. La Gover era una fabbrica media, aveva circa 600 operai. Bruno andò lì naturalmente e ormai ammaestrato dalle lezioni del Pignone, cominciò subito. Cercò il rappresentante della CGIL, il quale meravigliato disse: ah, ma vieni da noi, vorrei iscrivermi al sindacato. Quindi la cosa fece subito scalpore, un prete che anziché alla CISL si iscrive alla CGIL. L'atteggiamento del Borghi non era amichevolissimo nei confronti del proprietario della fabbrica. L'Ugolini lo venne a sapere abbastanza presto. Ecco, un giorno l'Ugolini arrivava e il Borghi usciva. L'Ugolini disse: lei deve andarsene. E perché dovrei andare via? Perché tu mi stai rovinando la fabbrica. Se lei non mi fa una lettera in cui spiega le ragioni per cui io dovrei essere licenziato, io non vado fuori. Il Borghi fa subito causa e la causa fu vinta. Quando lui e Deida furono incriminati per vilipendio all'ordine giudiziario, no? E c'è questa bellissima difesa di Bruno Borghi del vilipendio come uso pubblico del disprezzo, come modo forse imperfetto, scrive, ma efficace,
per gli operai, per gli sfruttati, eccetera, di controllare il potere. La sentenza che dava ragione al Borghi ordinava il reintegro in fabbrica. E prima di rientrare, il Borghi scrive una lettera agli operai della Gover. La lettera è intitolata Magistratura e padroni. È una lettera in cui si accusa la magistratura, sì, la magistratura mi ha dato ragione, ma ci vogliono 2 anni per un operaio licenziato ingiustamente per avere ragione. E chi può permettersi 2 anni senza mangiare? Questo era il senso della lettera. Questo processo non è un processo in difesa del prestigio dello Stato o delle sue istituzioni. È un processo che tenta di colpire ancora una volta quello che di nuovo sorge nel mondo e che contribuisce alla crisi dell'imperialismo e della borghesia, la ribellione delle masse, sempre più estesa, e la coscienza che lo scontro è inevitabile. E anche voi siete obbligati a scegliere tra il potere e il popolo. O scegliete il potere, che permette ai padroni di disporre della vita di altri uomini, di sfruttarli, di affamarli, di licenziarli. La manifestazione più propria è il simbolo della potenza distruttrice del capitalismo che opprime in Italia, tortura in Brasile e distrugge i popoli in Asia, fa morire milioni di uomini in tutto il mondo. Oppure scegliete a favore della richiesta e della lotta per un nuovo potere che sale dai luoghi stessi dove avviene lo scontro, la fabbrica, il carcere, i campi, le scuole. L'unico potere che potrà farvi nuovamente sentire la nobiltà di essere giudici, cioè garanzia degli oppressi. Borghi, con precisione, dice: il mio linguaggio ora è un linguaggio classista. Anche Silvio Politi parla della chiarezza del linguaggio, che non significa un linguaggio che fa propria un'ideologia, insomma, ma è linguaggio classista perché è un linguaggio di lotta e di combattimento. Bruno era soprattutto un contadino. Per questi figlioli di contadini c'era solo una strada per studiare: andare in seminario. Ma appena prete capì che lui voleva fare l'operaio. Prima contadino di famiglia, secondo studia, diventa prete, crede nella sua vocazione, perché crede profondamente nella parola che Gesù ha trasmesso agli uomini, ed essere testimone di questa parola per lui è importantissimo, ma da essere dentro gli operai, perché sono la classe che ha il futuro dell'umanità. Del resto, quando doveva parlare della concezione che il cardinale aveva del lavoro dei preti, Bruno ricorda che Dalla Costa gli diceva spesso: l'unico modo per cui il prete può avere contatto col mondo operaio è lavorare. Cioè l'idea che il mondo del prete può essere la fabbrica è un'idea assolutamente nuova, non condivisa dal Vaticano, naturalmente non condivisa da Roma, ma certo invece in qualche modo accettata dal cardinale Dalla Costa. Bruno è l'operaio per eccellenza negli anni 50 e 60. Per completare la Gover viene riassunto dai giudici d'appello e sta lì ancora fino al 76. E in questo periodo però si rompono anche i rapporti col mondo operaio. Bruno conduce ormai battaglie all'interno della Gover che sono tutte solitarie. Bruno ha 55 anni. Si conclude così la vicenda del lavoro materiale di Bruno in fabbrica. Bruno non tornerà mai più in fabbrica. Nel 66 ci sono le elezioni amministrative. Si tiene una riunione in cui si teorizza la libertà dei cattolici di votare
non per la DC, ma per chi? Perché si può. Naturalmente la curia, Florit questa volta entra con forza, comincia su indicazione dei giornali di destra, specie La Nazione, che dice ma da chi sono ispirati questo gruppo di cattolici che dice che rivendicano la libertà di azione, eccetera, durante le elezioni, da chi sono ispirati? E si fanno dei nomi, si fa il nome del Mazzi, di Don Rosadoni, e si fa il nome anche del Borghi come possibili ispiratori. Il vescovo rompe gli indugi e scrive a Rosadoni e Mazzi dicendo ce l'avate o non ce l'avate? Il Mazzi risponde subito, io non c'ero, il Rosadoni dopo un po' dice non ero alla riunione, sono estraneo. Invece il Borghi prende una lettera, scrive al cardinale e rivendica la libertà dei cattolici. Quando i poveri votano, dice ad un certo punto una frase, esercitano l'unico diritto che gli è riconosciuto in questa società, e condizionare quel diritto è un delitto. Il cardinale risponde molto piccato, guarda che tu vai incontro alla sospensione divina, sono è l'ennesima tua disubbidienza, tu non sei un prete, tu sei un sindacalista. Don Lorenzo sa di questa cosa e anche Balducci sa di questo episodio. Investono in qualche modo un certo Monsignor Costa, romano, il quale viene mandato da Paolo VI qui a Firenze. Secondo la versione del Milani, perché questo ce lo racconta il Milani in una lettera alla mamma, Monsignor Costa abbraccia Borghi e gli dice «Il Papa ha piacere che lei continui così». Dica al cardinale che lei non ha nessuna intenzione di trasferirsi. Il cardinale gli aveva scritto dimmi se vuoi essere sospeso a divinis o se te ne vuoi andare. Ecco, e Bruno, incoraggiato da questo, scrive al cardinale io non ho nessuna intenzione di andare altrove, e il cardinale rinunzia alla sospensione divinis e lo manda a fare un mese di esercizi spirituali a Montenero, vicino a Livorno, una comunità di frati. Bruno lì medita, ma medita cose che poi avranno uno sviluppo. È la prima volta che Bruno comincia a ipotizzare che la Chiesa non è l'istituzione. Montenero. Quando penso alla Chiesa e a come vive il suo rapporto con i poveri, ho qualche disagio. Io non credo a un Cristo che violi la libertà delle persone e che le leghi nel rapporto con i poveri, e non so quanto tempo passerà che io non obbedirò più, perché ho il sospetto che sia possibile vivere il Cristo anche fuori da una chiesa. La chiesa non è l'istituzione, ma una comunità di buona volontà che crede in un progetto di redenzione per i poveri. Non mancò certamente Bruno di essere presente alla vicenda dell'isolotto. Voi portate avanti un discorso autentico, diciamo pure rivoluzionario. Questa autenticità, questa grandezza della esperienza che voi avete qui all'isolotto, ha valore in sé? Sì, per me sì. È un popolo che si esprime, una parte di popolo che si esprime, e deve essere finita con i poveri e con il popolo di Dio che vanno a chiedere qualcosa alla gerarchia, riconoscimenti a Roma o a Firenze perché la loro esperienza sia benedetta o sia approvata. Voi dovete, secondo me, essere coscienti che siete Chiesa e che dovete portare avanti il vostro discorso anche senza cardinale, anche senza l'approvazione del cardinale, anche contro quello che il cardinale dice o scrive. Questo per la dignità che voi possedete. Quando avvenne questo terremoto e fu questo popolo che si ribella a questa decisione del cardinale
Ermenegildo Florit, di rimuovere da parroco Don Mazzi, che creò mesi e mesi di lotta, dove i laici riuscirono a governare in qualche modo la parrocchia da soli, perché Enzo si ritirò in pausa di silenzio nell'isolotto stesso, perché si era un conflitto con il vescovo, non voleva essere lui a guidare, ma voleva che fosse il popolo, lo striscione che c'era sulla chiesa era popolo di Dio. Don Bruno era stato in seminario con Enzo Mazzi. Questa è una cosa interessantissima. E c'era anche Piovanelli, che poi diventerà vescovo di Firenze. Don Lorenzo Milani, Bruno Borghi, Enzo Mazzi, Silvano Piovanelli, guarda un po', ma qualcuno ha definito il seminario una fabbrica di preti rivoluzionari. Bruno non andava molto all'isolotto, gli pareva di interferire. Bruno era un prete molto noto, soprattutto popolare tra gli operai e anche all'isolotto, insomma. Quindi non gli piaceva di andare a metter bocca. Una sera c'era l'assemblea all'isolotto, io l'accompagnai in macchina e Bruno prese la parola. La messa è un fatto che ha valore se noi la vediamo come una cena a cui tutti i popoli sono chiamati. Se io dico la messa nonostante che nel Vietnam si uccida della gente, nonostante che i negri dell'Africa, che i negri d'America siano segregati, nonostante che la classe operaia venga sfruttata, perché dovrei smettere di dirla se un vescovo leva un prete oppure non riceve o non ascolta un popolo? Per me dovreste o in chiesa, qui, oppure nelle vostre case o in piazza, dire la vostra messa con i vostri preti. Questa parabola noi la troviamo conclusa in uno scritto 10 righe, ma occasionali. Ad un certo punto è il 1994, Bruno intanto non fa più l'operaio, è andato, è tornato a fare il contadino, lo fa a Torri, vicino a Reggello, intanto ha conosciuto l'Agnese, una ragazza che nel 78 aveva 28 anni, ma nel 90 nasce Giovanni. Ecco, Bruno è stato con Giovanni di una... E lui sostanzialmente la mamma di Giovanni, i primi anni. Insomma. Bruno, ecco, aveva per Giovanni questa... Cioè quando uno perde la testa, no? Quando si dice perde la testa, ecco. Nel 94 una ragazza, una certa Anichini, fa una tesi di laurea, Bruno Borghi, prete operaio. Alla fine il libro si conclude con una frase di José Martí. Il Borghi invece ci mette un frego e sottoscrive con l'apis: il mio è un cammino di liberazione. In questo momento non mi interessa né Dio né Gesù. Sento profondamente che è sufficiente l'esistenza di un solo uomo che esige il dono della nostra vita e quindi della nostra lotta. Ti chiediamo, Signore, che ci sia il fuoco per chi ha freddo e frutti per chi ha fame, che ci siano sempre innamorati e vagabondi, il vino e i giochi, ma soprattutto che non cessi mai nel cuore dell'uomo la speranza umana, la solidarietà con gli sfruttati, la certezza che domani abbatteremo ciò che è vecchio per fare la novità del Vangelo. Le parole che pronunciava rendevano i concetti sempre chiari, infatti non si tirava indietro alle spiegazioni, però appunto riusciva a rendere semplici anche i concetti complessi. E fin da quando sono stato piccolo non ha mai rinunciato a spiegarmi, no? A raccontarmi quello che succedeva nel mondo. E mi ha dedicato tantissimo tempo
per fare i compiti. Al liceo ricordo le ore passate, soprattutto al liceo, a fare le versioni di latino e greco. Poi è morto quando io avevo 16 anni, quindi è durato poco, però ricordava il latino e il greco come, nonostante insomma fossero passati un bel po' di anni, poi non dicendo la messa in latino, insomma non credo che avesse avuto grandi occasioni di ripassarlo, ma lo ricordava in una maniera lucidissima. E poi questa penso sia una cosa che ci accomuna. Si commuoveva molto facilmente. La zolla del mio campo è tutta la terra. Ogni uomo la mia carne e il mio sangue, tutta la storia, il mio destino. Nel 61 ha scritto un libro che è stato un po' galeotto per molti di noi, Una zolla di terra. Una lunga lettera nella quale lui raccontava il suo viaggio interiore che l'ha portato all'esperienza di diventare prete operaio. Lui, come una visione di Dio, dei destini dell'umanità, dell'intrecciarsi fra Dio e l'uomo. Il libro l'aveva letto anche Don Rolando Menesini. Don Rolando avvicina Don Sirio, avvicina anche questa visione spirituale così forte insieme alla tematica operaia. Avevo 19 anni, avevo riscoperto Dio. E quello che scriveva Sirio mi sembrava lo specchio di quello che io stavo vivendo. Perciò gli scrissi, sono andata a trovarlo e ho incontrato qui, proprio qui, in questa sala, Don Sirio. E gli disse che io volevo venire a vivere con lui quegli ideali e anche a fare l'operaia. Poi arriva un'altra ragazza da Roma, Mirella, attratta da questa novità, noi quattro, e poi arrivò Don Beppe Socci, Don Beppe Pratesi, Mario Facchini, in giro di 4-5 anni arrivò Luigi. Mattina arrivavamo alle 9, io mi trovai davanti Sirio per la prima volta. Rolando, è venuto Luigi. Sirio, subito, sai remare? E così, perché? Allora, quello è un barchino, quello lì è un prete che viene da Milano, portalo un po' in giro per tutta la darsena. Taratà, 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 fino a mezzogiorno, quando tornammo ci trovammo a tavola e stando con in una situazione di preti che lavoravano, uomini e donne che lavoravano, che volete che facessi? Mi misi a lavorare anch'io, fu un disastro all'inizio. Tant'è vero che Sirio e Rolando avevano l'officina e mi dettero per perso e mi mandarono a lavorare allora nelle campagne della mietitura del grano con una famiglia che teneva trattori e macchine del genere. E lì cominciai il mio noviziato. Sono passato dall'agricoltura, poi quando arrivavamo qui passai a lavorare in cantiere, quindi nell'industria. Poi, come è successo a tutti noi, dopo un po' in un ambiente così piccolo del lavoro, i padroni si sono accorti che era più la rimessa che facevano su noi preti che non il guadagno, nel senso che non eravamo certamente dei lavoratori ligi, no? Eravamo magari i primi a scioperare, quelli che. E quindi un po' alla volta la scelta dell'artigianato è stata, poi in una dimensione toscana, insomma, l'artigiano è molto vicino, no? Al complesso industriale.
Silvio Politi diceva c'è qualcosa di misterioso nel lavoro, come la malattia e la morte, come se portasse in sé ancora la maledizione, no? Quella, la cacciata dal paradiso. È parte di una umanità che attende e combatte per la propria redenzione. La lotta di classe è la lotta per restituire a chi ormai è stato privato anche della possibilità o capacità di chiedere i propri diritti. La lotta di classe, lui diceva, restituisce la dignità umana, è questo diritto ad un lavoro che sia un lavoro a misura di uomo e non un lavoro da schiavo. Il vescovo del giovane prete Sirio dette finalmente il permesso di lasciare la parrocchia di Bargecchia qui sulle colline e di venire a lavorare come operaio nel contesto della darsena di Viareggio. È l'ora della messa, è l'ora del lavoro e mi accompagna all'altare l'orchestrale di una musica vera. Alla fuga classica dei primi colpi di mazza rispondono suoni più lontani, colmati di eco profonde. Il martellare secco dei calafati e poi le lamiere battute a suono metallico. Si accende allora qualche rumore di peschereccio e spesso fanno coro quelli dei grossi motoscafi in prova. Le voci delle seghe a nastro cantano l'ultima pena del legno mentre irrompe violento l'inno trionfale dei martelli pneumatici che raccoglie ed unisce ogni altro rumore in un assolo potente. Silvio in quei 10 anni ha avuto una grande evoluzione grazie all'incontro con gli scritti di Charles de Foucault. Da una parte volersi spogliare di tutto, come dire posso andare libero nel mondo, e Silvio ebbe voglia di lasciare tutto e di mantenersi con le proprie mani, perché l'altra cosa era l'avere conosciuto, andò a Marsiglia a conoscere, aveva letto dell'esistenza dei preti operai. Allora i piccoli fratelli di Gesù nati da Charles de Foucault, i preti operai, furono in quegli anni il suo modello. Alla fine decide di chiedere al suo vescovo, l'anziano Monsignor Torrini, di lasciare la parrocchia e venire a Viareggio a cercare lavoro. Il vescovo Torrini voleva bene a Silvio, gli voleva bene come un figliolo. E cercava di frenarne un po' gli impulsi, no? Gli diceva anche, Sirio, vedi, te leggi troppi libri francesi, la Francia, no? Che a quell'epoca veniva un po' la tentazione, la Francia paese di missione, i preti operai, no? C'è un libro soprattutto che non mi lascia dormire la notte, ecco, non lo dovresti più leggere. Lo dovresti lasciare da una parte. Sirio, e come faccio? Perché quel libro è il Vangelo di Gesù. Il Sirio di allora era un Sirio che io chiamo spirito. Era totalmente perso nello spirito. Ma aveva capito che questo spirito andava incarnato. Dopo di quello doveva vivere non solo, come dire, come monaco, ma anche come povero, che voleva dire la classe operaia allora. Don Sirio comincia a lavorare nei cantieri, un anno il primo lavoro ai picchiotti è stato un po' un lavoro, l'avevano messo a fare dei servizi, pulire la mensa, ma lui non si trovava. Entrò nel grande e glorioso cantiere Toiz di Viareggio, e diventò operaio, carpentiere, tracciatore, imparò un mestiere. Fu molto duro anche fisicamente per lui, la fatica a volte sembrava sommergerlo. Ecco, in quel periodo Don Sirio, io la interpreto così, incontra la materia.
Da qualche tempo lavoro come carpentiere, tracciatore e sono fra le lamiere e longarine di ferro dalla mattina alla sera, sempre in piedi, chinato fra lamiere piccole come fazzoletti o grandi come lenzuoli, sotto il capannone o fuori all'aperto a tracciare segni, prendere misure, a punzonare la tracciatura a forza di martello e di mulino. Qui, fisicamente logorati, con un ritmo senza soste o appena un respiro come rubato, gli uomini sono abbruttiti, disumanizzati. Sperimentarono in sé, nel lavoro in fabbrica, nel lavoro nelle vetrerie, anche più tardi nel lavoro artigianale, nel lavoro di fabbro, però sperimentarono in sé una trasformazione profonda. La figura in qualche modo veniva meno. È Silvio Puliti che usa questa espressione, lui dice il prete ecclesiastico va scomparendo, il prete ecclesiastico, nasce il prete uomo, quello che non ha più in sé questo aspetto del professionista dei sacramenti, è uomo e costruisce in sé un'umanità nuova, a contatto con il mondo del lavoro, a contatto con la classe operaia. L'hanno detto i vescovi più vicini al mondo del lavoro, come quelli della Commissione Sociale, quando ci dissero chiaramente che ogni rapporto con i preti che venivano dal mondo del lavoro era chiuso per il fatto politico, non per dei problemi religiosi. Non ci veniva contestata la dimensione della fede, ci veniva contestato la mancanza di aderenza a quella parte politica che la Chiesa privilegiava. Silvio Puliti diceva: ma il cristianesimo non doveva diventare una religione. Il cristianesimo è lotta. Quando ti fanno questa accusa e ti accusano di, in realtà, di far politica e di non fare cristianesimo, lui diceva: allora vuol dire che ci siamo, che è proprio giusto, è proprio, siamo sulla via buona, insomma. Avremo una parrocchia in zona agricola. Con noi verrà anche una ragazza. La sua presenza di donna sarà per noi il segno di tutto l'universo. Impostiamo la nostra vita di comunità come una famiglia che vive insieme alle altre famiglie di contadini. Vogliamo vivere del nostro lavoro di coltivatori della terra. Daremo un'importanza massima all'ospitalità e vivremo la vita pastorale della parrocchia in modo semplice, affidandoci alla predicazione dell'amicizia e della testimonianza nella povertà e cordialità più totali. Sapevo dell'esperienza qui al Bicchio dei preti operai di Sirio e Don Rolando, venni, parlai e trovai dei fratelli. In Sirio un babbo, onestamente. Loro non fecero storia, mi dissero: quando vuoi vieni. Mi diedero una stanzina e ho fatto il fabbro con loro per acquistare un po' di manualità. Sirio e Rolando sono stati importanti per la mia vita perché ho confermato, vivendo con loro, alcune intuizioni avevo già avuto e quindi, aggiungendo, io penso, alla maturità, ho ricevuto tantissimo e ho dato quello che ho potuto con l'entusiasmo giovanile di quegli anni. E lo spirito di Sirio non voleva fare un convento o un'istituzione monastica, ma vivere l'oggi presente fraternamente e poi dare spazio, dare il volo, la libertà a chi se la sentiva di farlo, ecco. Gli anni della giovinezza, di questi grandi ideali di cuore puro, di povertà, di semplicità, di apertura. La comunità che avevamo formato era qualcosa, era un po' come vivere il regno di Dio in campagna. Tornando invece alle parole di Silvio Puliti,
Ed è questa una storia, questa che si va facendo, che il movimento operaio va facendo, che gli sfruttati vanno facendo, è una storia nella quale, come cristiani e anche come sacerdoti, bisogna essere coinvolti. Anzi, lui usa una parola molto forte, bella, e lui dice travolti. C'era l'occupazione della fabbrica ed è venuta la domenica. Ho chiesto di andare a celebrare la messa, ma ancora un rifiuto. Allora ho messo gli arredi sacri in valigia, sono tornato sotto il muro con una scala e gli operai mi hanno aiutato a scendere di là. Avevo scavalcato una legge terribile, quella che separa così spaventosamente gli uomini. Ho scavalcato questo muro, questo abisso di divisioni, e mi sono sentito come in una terra libera, fra uomini liberi. In questo scavalcare il muro c'è tutto il dramma e il significato della mia esperienza di prete operaio. La grande rivoluzione del 68, gli anni 70, Don Silvio ha cominciato un po' a fremere, a volere tornare in città, però delle 11 persone che eravamo nella grande casa del Bicchio, qui Don Silvio fece l'offerta: chi vuole venire in città e ricominciare una nuova vita, mi segua. E allora Beppe Socci, Luigi e io l'abbiamo seguito. E da qui poi sono partiti tanti progetti nuovi. Silvio ha scritto il teatro, un teatro popolare dove raccontare le sue idee sociali, l'obiezione di coscienza, il problema delle morti sul lavoro, il primo lavoro teatrale, l'ultimo è stato sul tema della pace. Mi sono trovata ad andare sui palcoscenici e non solo, nelle bettole, nei teatri, una volta perfino in un night con Don Sire, a parlare contro, non a raccontare delle storie, a parlare contro il potere, a parlare contro la guerra, a parlare contro le ingiustizie sociali. A metterci la faccia, a mettere quello che io ero arrivata a credere davvero, perché me lo diceva Don Sirio. E Don Sirio era una persona credibile, prima di essere credente. Questa frase qui è una frase che fa parte di una canzone dei teatri di Sirio, di queste drammatizzazioni della vita che lui ha cercato di portare in giro proprio per scuotere la sete di una vita umana, giusta, affrontando i nodi. Ecco, la morte sul lavoro, la morte in guerra, ecco, con cui il potere economico, il potere politico, il potere in sé, ecco, tenta di chiudere, di tappare, di tagliar via. C'è quest'albero qui che abbiamo davanti, che viene chiamato acacia, ma che è robinia, no? Ma in ogni caso, vedi questa pianta qui? Tu la tagli a metà e le radici, i fittoni sono già arrivati al muro del perimetro qui. Li cominci a ritrovare che rispuntano da una parte e da quella, li tagli da una parte e rispuntano da quell'altra. Ecco.
quando voi siete pronti, noi potremo quasi quasi metterci a tavola. Lentamente, accarezzandomi, l'acqua del torrente mi riduceva e diventai un granello di sabbia, ed il fiume mi portò là dove era chiamato, una immensa distesa d'acqua, e all'orizzonte niente, né monti, né colline, né valli, solo granelli di sabbia a delimitare il di qua e il di là. Mi chiamo Renzo Fanfani, ho 70 anni, sono un prete operaio, sono parroco di Avane. Sono nato a Monticelli, un quartiere della periferia di Firenze, fuori Porta San Frediano. Mio babbo lavorava all'officina Porta a Prato, sono figlio unico e quindi ho avuto un privilegio di poter studiare, di fare le scuole superiori, naturalmente l'istituto tecnico. I miei mi orientarono verso la ragioneria. Io andavo a ragioneria anche perché c'erano le ragazze, mentre a quello di Rifredi, all'istituto tecnico industriale, c'erano tutti maschi. Negli anni 54, benché fosse andato a ottobre in ragioneria tecnica bancaria, mi chiamarono alla Nuova Pignone, era già diventata Nuova Pignone, e entrai lì. Però non mi piaceva fare l'impiegato. E allora, un'occasione particolare, lessi un dei piani di propaganda per l'Accademia Militare e passavo un'estate a studiare e detti il concorso per l'Accademia Militare e entrai all'Accademia. E lì ho fatto i 2 anni a Modena, i 2 a Torino, i 3 anni di reggimento, al primo reggimento granatieri. Poi, finito il periodo di comando, andai a Napoli dove mi raggiunse la nomina a capitano. E lì detto le dimissioni e entrai in seminario. Buttai il cappello per aria, senza saper bene a che cosa andavo incontro, ma seguendo più che altro un istinto, cercando di dare una risposta di senso più completo, anche perché il militare mi piaceva, anche andava anche bene. Dare gli ordini mi piaceva. Lì in seminario ho trovato delle persone entusiasmanti, direi, benché fossero preti. No? Ho conosciuto anche i preti operai. Bruno Borghi è stato il primo prete operaio italiano, il secondo è stato un viareggino, Silvio Politi, nel 54, ma il Borghi nel 50 già lavorava alla Pignone. Due miei amici andarono a Viareggio e poi entrarono a lavorare a fare contadini. E quindi, benché avessi scelto di andare alla Madonnina del Grappa perché pensavo di avere pratica con i ragazzi più giovani, dopo un paio d'anni che ero qui a Empoli, chiesi di entrare a lavorare in vetreria, ricevendo subito un no da parte del vescovo Florit, che continuò fino a che mi decisi a non chiedere più permessi e entrare a lavorare. Sono stato il primo prete che è entrato in quelle che chiamavano allora le vetrerie rosse, insomma, a parlare. Il periodo della vetreria direi che è stato uno dei più importanti, anche più belli, ma più significativi della mia vita di lavoro, perché non soltanto per le persone incontrate, per i volti che io ho incontrato, perché anche in fonderia o nei chimici dove ho lavorato prima ho incontrato delle persone, degli uomini e delle donne di tutto rispetto con cui siamo diventati amici, ma è l'ambiente di lavoro della vetreria tradizionale, la vetreria a soffio tipica di Empoli. Eravamo pieni di allegria e io andavo a lavorare in fabbrica, questi sono gli anni 60, ed io andavo a lavorare in fabbrica cantando, perché tra il sogno dell'avventura del regno e la nostra vita lo scarto era ridotto. C'è questa percezione che quello che si sta facendo è la vita del Vangelo, è scelta evangelica, che è la scelta dalla parte di quelli che hanno fame e sete di giustizia, la scelta forse di quelli che hanno forse il cuore puro. Si lavora in gruppi di lavoro che si chiamano piazze, più o meno numerose a seconda del tipo di lavoro che si deve fare.
quindi si va da 4 a 12 persone addirittura, insomma. E la piazza è un mondo a sé, ecco. Il tipo di lavoro permette di parlare, permette di cantare, permette di scherzare, mentre si lavora bene, si fanno gli oggetti artistici, gli oggetti di tutto rispetto, insomma. È un lavoro faticoso, un lavoro che è sempre a caldo, però questa possibilità di parlare, di discutere, di fumare, ecco, e di cantare, di dire le battute alla piazza accanto, è estremamente importante, per cui a volte ecco, andare in fabbrica, malgrado la pesantezza del lavoro, era anche un piacere pensando, ecco, alla discussione che ci sarebbero state o ai racconti che avrebbero fatto gli amici, quindi si parlava dell'avventura di Saracchino che aveva avuto il sabato sera a Montecatini, oppure della politica, oppure le battute sul prete che si sprecavano, non ne potete immaginare quanto ne veniva fuori. Nella durezza, la conflittualità, la quotidianità del lavoro, in compagnia reale con quanti ho per tanti anni condiviso la fatica e la lotta, tento di confessare e comunicare il Signore Gesù. Vorrei farlo con la densità della sapienza popolare antica che c'è dentro la parola compagno, colui che ha il pane in comune. Purtroppo la vetreria dove io lavoravo poi chiuse, e allora avendo un po' di mestiere, sapendo saltare, perché avevo imparato in fonderia, avevo fatto un corso serale del comune, con altri miei amici, uno dei quali era andato da quei preti operai di Viareggio che facevano i fabbri a imparare, si mise su la prima officinetta. Poi i giovani, insomma, sono diversi da quelli più anziani, hanno scelto altre strade. Sono rimasto io e ho continuato a fare il fabbro fino a che non sono andato in pensione. Questo lavoro di fabbro mi aiuta a pensare. Oggi la forgia tira bene e la campagna intorno è piena di girasoli. Penso a quanto sia disumano calcolare il costo del lavoro e ridurlo a merce. La cosa giusta sarebbe scambiarlo con un altro lavoro. Ma anche questo è sogno. Ho finito di piazzare un cancello in ferro battuto. Un grosso lavoro per me. Mentre me lo contemplo, penso con meraviglia a quello che le mie mani hanno imparato a fare e mi sento qualcuno. Firenze, quando ancora le ceneri di quella che era stata la Firenze del Concilio, di prima del Concilio, ardevano ancora. Ho conosciuto degli uomini eccezionali che mi hanno segnato la libertà. Uno è Giovanni Vannucci, padre Giovanni Vannucci. Poi c'è il Bruno Borghi, questo grande uomo. Poi Balducci. Poi i preti della Madonnina del Grappa. La Fioretta Mazzei, tutto il gruppo lì di San Frediano, insomma, la fila che veniva al seminario, insomma, e che ci diceva, noi siamo tutti ormai di sinistra, no? Cioè, padrini, ormai la rivoluzione d'ottobre è finita, insomma, è più facile che venga fuori qualcosa di nuovo dalla Spagna che non dalla Russia. Ma come professore, ma lei, insomma, sì, ragazzi, ma il Papa, ragazzi, due cose dovete avere presenti. Intanto non conta il Papa, ma la seggiola, insomma. Quello che conta la sede.
Secondo, voi dovete aver paura soltanto dell'acqua stagnante. Quando le acque si muovono e c'è un po' di casino, va bene. Fanfani scrive una cosa che è molto interessante, profonda. Bisogna far propria anche, non solo le parole, ma anche i sentimenti. E allora il sentimento degli sfruttati, di quelli che sono sfruttati, emarginati, eccetera, il sentimento, lui diceva, scriveva, è la rabbia. Allora questo aspetto del far proprio la rabbia, ti deve entrare dentro la rabbia, perché in questo ripercorri le parole, parole come quelle che potresti usare o avresti usato prima, emarginazione, sfruttamento, eccetera, ma dall'altra parte hanno un altro suono, significano altro. Nel frattempo era morto il cardinale Florit, che non mi ha dato mai nessun incarico in diocesi, quindi io non avevo nessun incarico da prete. Andavo a cercarmi qualche prete amico che mi facesse la messa la domenica, ma veramente non mi ha mandato nemmeno i carabinieri, quindi mi ha lasciato pienamente libero, quindi è stato un bel periodo. Quando venne il cardinale Benelli le cose cambiarono, ecco, ci fu, è stato un ottimo rapporto con lui, e lui dopo 14 anni che lavoravo mi ha dato l'autorizzazione a continuare a lavorare, quindi ho avuto anche il timbro ufficiale, ecco, e me l'ha data non per, come si dice, per rimediare, sposiamoci perché, ecco, sono una ragazza madre, ma perché, ecco, perché era convinto. Fu lui che mi chiese di andare alla parrocchia della Tinaia, dove si è messo tra l'altro l'officina, e dove c'è stato un periodo molto bello, anche di accoglienza di giovani operai o di altra gente, ecco, un po' di tutti, dagli immigrati ai barboni. Insomma. C'è stata la presenza di una donna che si chiama Carla e che ha diretto lei l'accoglienza. Era un'accoglienza particolare, ecco, senza timbri, era un po' una casa normale. E si accoglieva e li bussavano. Ciao Renzo! Ciao! Ciao Elia! La Tinaia ha rappresentato per me e per la Carla un momento importante della nostra vita, dove alcune idee di vita e di uso dei beni a disposizione hanno avuto la possibilità e la libertà di realizzarsi senza timbri, senza etichette e utilizzando esclusivamente le nostre risorse personali. L'accoglienza era un fatto che riguardava noi e il nostro modo di vivere. Basta. Per la Carla e per me la casa e la chiesa erano un tutt'uno. Morto il Benelli, purtroppo è venuto il Piovanelli, con cui siamo stati amici, insomma, ci si dava del tu. Comunque lui mi chiese di venire qui alla parrocchia di Avane, che io già avevo un po' individuato, anche perché avevo legami, poi qui, insomma, molti vetrai, le confezioniste. Sono venuto qua anche se era considerata una parrocchia difficile, il prete era morto di solitudine, dicevano. Quando arriva qui c'era ancora il Festival dell'Unità, e quindi in una settimana ho conosciuto tutti gli avanesi, insomma. Tutte le sere andavo lì, mi presentavo, è stato facile, relativamente facile, i problemi ci sono. Io sono un prete operaio, di mestiere faccio il fabbro, ma ho lavorato molti anni in fabbrica e diversi di voi li ho conosciuti lì. Non sono più di primo pelo, è facile che all'inizio abbia un po' di fiato grosso. Vi chiedo di avere un po' di pazienza verso di me, ma ci vorrà qualche mese per conoscervi, per fare amicizia, per capire qual è il modo migliore di servire il popolo di Avane. È il discorso delle periferie, insomma, no? Quando poi fa questo discorso molto, molto forte, molto deciso, che le cattedrali non servono più, sono di pietra, sono molto pesanti ormai e vuote, e che quindi bisognerebbe, come dire, farne dei musei e andarsene in periferia, dove ci sono gli uomini, le donne, dove c'è
dove c'è umanità. È un quartiere che ha problemi dei grandi quartieri delle periferie urbane. Il vantaggio è che, essendo Empoli una città piccola, anche le periferie urbane sono piccole e i problemi sono gli stessi, ma il numero e l'intensità sono minori. Sono venuto qua e ho fatto quello che sapevo fare meglio, l'intervento di quartiere. Si è fatto un comitato di quartiere, la scuola serale, poi incontri vari, incontri politici. L'attività politica più importante è quella della difesa della Costituzione. Solo se rendiamo più bella e più vivibile la nostra frazione di Avane, riusciremo ad aumentare la qualità della vita. Vorrei sognare una frazione diversa che, organizzandosi attraverso una legge propria, riuscisse a vivere la solidarietà sociale dove le nuove vite si sentano amate, dove gli operai, adulti ed anziani, siano un vero e proprio punto di riferimento per tutti i giovani. Andiamo alla messa. Tanto non era così. Andiamo alla messa in tutti. Sei in prete. Le contraddizioni c'è nella parola preto operaio, insomma, no? C'è già una contraddizione in quello. Il problema è tenere uniti i due capi della corda. E quindi direi nella vita di un preto operaio c'è una contraddizione, uno scontro che va. Non tanto lo scontro poi dell'essere diventato come loro, no? Uno diventa un operaio, impara la lingua, quindi diventa in tutto e per tutto, quasi. La contraddizione è ad altro livello, direi. La specie umana, che ormai è 150.000 anni che cammina su questa terra, no? Ecco, in questa valle dell'Arno, è chiamata a fare un salto di qualità, no? E quindi è chiamata, siamo chiamati a fare uno dei tanti salti di qualità che hanno permesso alla specie umana di sopravvivere. Il salto di qualità è quello di diventare più umani, insomma, quindi sviluppare al massimo le capacità profonde di noi uomini, insomma, e donne, no? E questa è una grande cosa. I sogni no, sono le utopie e senza questi sogni, senza i sogni sognati a suo tempo e ancora sognati, la storia sarebbe un deserto. E non voglio essere né pietra di colonna, né di tribunale, né di palazzo, né di chiesa, ma una piccola pietra leggera come un canto che scivoli per i viottoli e per i sentieri. Umile ciottolo della strada, sasso levigato dal torrente, buono per i giochi degli uomini o per gli eroi, per abbattere Golia. Si risvegliò in me il desiderio di andare al largo, mettere come gli umani la vela grande all'albero di maestra e salpare verso la stella più lontana, senza badare alla notte che mi avrebbe avvolto. Compresi che l'origine non è dietro, ma davanti a noi.